Prevede un accordo di collaborazione per migliorare l'efficienza energetica e la funzionalità della Caserma Rebeggiani di Chieti, sede del Centro Amministrativo Nazionale dell'Arma, il protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina da Regione Abruzzo ed Arma dei Carabinieri a Pescara alla presenza del governatore Luciano D'Alfonso e del Comandante Generale dell'Arma Tullio Del Sette. È un protocollo che arriva in un certo momento di una lunga storia di collaborazione che come Regione Abruzzo abbiamo avuto con l'arma dei Carabinieri. Davanti ad ogni emergenza, la Regione Abruzzo e il sistema delle istituzioni territoriali hanno potuto contare sempre sulla capacità documentale informativa di dati che i carabinieri hanno sempre saputo raccogliere e offrire all'ordinamento statale nel caso dell'Abruzzo attraverso anche le richieste dell'ente Regione Abruzzo. Mi ricordo la prima stima dei danni dopo il terremoto del 2016-17, mi è stato possibile nei confronti di Palazzo Chigi proprio grazie alla straordinaria disponibilità dei carabinieri, ma anche la solidarietà attiva quella che si misura e si decifra come intervento fisico attivo, anche su questo fronte i carabinieri sono sempre stati puntualissimi, capaci di fare e di raggiungere ogni distanza. Noi abbiamo anche messo in campo una collaborazione per realizzare tre nuove caserme dei carabinieri a Giulianova a Loreto, a Prutino e a Manopello. E adesso quest'altra operazione importante per fare in modo che la caserma Rebeggiani, che è la sede del centro nazionale amministrativo di tutta l'arma dei carabinieri in Italia, possa contare sull'autosufficienza energetica e sull'innovazione di processo e di prodotto dal punto di vista energetico. Ma testimonia anche la vicinanza dei carabinieri alle istituzioni e ai territori, alle comunità che è una caratteristica fondante dell'Arma dei Carabinieri, che continua ad essere la forza principale, noi riteniamo. Con questo protocollo d'intesa noi abbiamo strutturato su basi più solide, formali, questa collaborazione che è già in atto da un po' di tempo. Come è stato ricordato poco fa, la Regione è già intervenuta per sostenere alcune nostre esigenze infrastrutturali per poter continuare ad assicurare quel servizio che alcune nostre stazioni danno nei luoghi in cui sono.